Salve a tutti, sono il dottor Placentino Filippo, sono un cardiologo che si occupa in particolar modo del trattamento delle aritmie cardiache e dell'impianto dei pacemaker e dei defibrillatori cardiaci. Faccio questo video prima di tutto per augurare a tutti voi delle felici feste natalizie, che possiate passarle in totale serenità con i vostri cari, perché no, prendersi anche del tempo per stare da soli, chi ne ha voglia. E passarle insomma nella maniera più serena possibile. Permettetemi inoltre di fare qualche piccola raccomandazione e dare qualche piccolo accorgimento per passare appunto al meglio queste vacanze. È già noto a tutti, è noto da tempo, ci sono diversi studi che hanno dimostrato che durante il periodo natalizio, ma delle vacanze in generale, c'è un aumentato rischio purtroppo di avere delle condizioni cardiache importanti come l'infarto del miocardio e come l'arresto cardiaco. E purtroppo questo è una cosa già nota da anni e durante le vacanze c'è un aumento dell'introito di alimenti, spesso sono dolci, sono cibi grassi, quindi aumentano i valori di colesterolo, di trigliceridi e di glicemia che possono dare molti problemi al cuore. Pensate che è stato coniato il termine Holiday Heart Syndrome, che tradotto in italiano è la sindrome del cuore che va in vacanza, non inteso come va in vacanza per rilassarsi purtroppo, ma perché durante le vacanze in generale c'è sempre un po' più di esagerazione su alcune cose che purtroppo non fanno bene alla salute in generale, ma soprattutto al cuore. Permettetemi però di essere un pochettino più specifico nel mio campo che è l'aritmologia, perché durante le vacanze natalizie, ma le vacanze in generale, c'è purtroppo un'aumentata incidenza di un tipo di aritmia, in particolare la fibrillazione atriale, che è un'aritmia che può essere pericolosa perché può causare degli ictus al cervello. Da cosa è causata questa aritmia? Molto spesso è dall'abuso alcolico. Molto spesso si tratta di persone che durante il resto dell'anno non hanno introiti importanti di alcol, ma durante le vacanze aumentano in maniera importante a causa di brindisi. A causa insomma delle festività ravvicinate, si aumenta l'utilizzo di questa bevanda che può causare la fibrillazione atriale, cioè questa aritmia. Anche altre aritmie sono aumentate in questo periodo, purtroppo, quindi occorre fare molta attenzione soprattutto all'abuso di alcol. Già da tempo diverse associazioni hanno purtroppo richiamato l'attenzione su una pratica che è abbastanza diffusa e molto pericolosa, si chiama binge drinking, sarebbe quell'abuso alcolico che spesso avviene, viene assunto questo alcol in un breve periodo, spesso durante il weekend o può essere anche magari nell'arco di una giornata o anche meno, dove vengono assunte elevate quantità di alcol, che fanno male al nostro corpo, alla nostra salute, al nostro cuore, una pratica purtroppo molto diffusa tra i ragazzi e che deve essere assolutamente evitata. Oltre però al bere tanto alcol in poco tempo, sappiamo che anche l'abuso cronico di alcol, quindi anche quantità più basse però per tanto tempo, purtroppo fanno male al cuore. C'è una cardiomiopatia che si chiama cardiomiopatia dilatativa su base alcolica, che sarebbe la dilatazione del cuore che poi riduce anche la propria contrattilità. E questo è causato dai danni dell'alcol nel lungo termine ed è una condizione molto pericolosa. Detto ciò, ricordiamo che siamo in un periodo di festa, quindi qualche piccolo sfizio è giusto anche toglierselo, non bisogna fare terrorismo psicologico, però è giusto sapere che al di sopra di un determinato limite non bisogna andare perché altrimenti poi ne va della nostra salute. Se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace e condividetelo. E seguitemi sulla pagina Facebook, YouTube e Instagram, dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Grazie. Troverete sulle mie pagine altri video informativi suddivisi per argomenti. Rinnovo tanti auguri di buone feste a tutti voi. Abbiamo detto che non bisogna esagerare, però qualche piccolo sfizio ce lo possiamo togliere. Quindi vorrei fare un piccolo brindisi a tutti voi, alla vostra salute. Tanti auguri ancora!